Oggi parleremo di qualcosa di molto importante che si trova nel libro di Isaia 43. Dio parla in un modo chiaro, diretto. Io sono l'Eterno, e fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunciato, salvato, predetto. Non un Dio straniero tra di voi. Voi me ne siete testimoni, dice l'Eterno. Io sono Dio. Devi sapere che questa affermazione di esclusività anche Gesù la ribadisce nel Vangelo di Giovanni. Gesù infatti gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Gesù non dice di essere una via, una verità, ma la via, la verità e la vita. Sottinteso, non ce ne sono altre. Queste affermazioni possono dare fastidio nella società in cui ti trovi a vivere, tra i tuoi amici, in famiglia o tra i colleghi di lavoro. Viviamo infatti in una società in cui tutto è relativo. Sarebbe molto più comodo far finta che per noi Gesù è la verità, ma per qualcun altro potrebbe essere Allah, Buddha o chi vuole lui, e va bene tutto. Il problema con questo ragionamento è che non corrisponde alla verità rivelata. Solo Dio è Dio. Purtroppo mantenere con fede questa posizione sembra arrogante, a volte litigioso. In realtà, se andiamo oltre le apparenze, è tutto il contrario. Perché non stiamo parlando di un Dio egocentrico, capriccioso, una volta buono e una volta malvagio. Stiamo parlando dell'Eterno, Yahvé, il Dio di amore che ha dato la vita di suo figlio per ciascuno di noi. Non si impone mai, ma si propone nell'amore, nel servizio degli altri. Quindi la prossima volta che ti trovi magari a testimoniare del Signore, chiedi a Dio di darti tutta la dolcezza e la fermezza possibili. Fallo con amore, evita arroganza, spirito di litigio, anche se quello che dici è la verità. Ricordati, Dio si propone e mai si impone. Grazie di esistere. Emmanuel Go.